Benvenuti amici telespettatori di Media Centro TV, qui Simone Daguanno dal palazzetto dello sport di Via Appia di Cassino, qui per raccontarvi le emozioni di questa seconda giornata del campionato di Serie B, Girone C. In questa partita si affronteranno la Virtus Cassino, che torna a giocare in casa qui proprio a Cassino, e la prima uscita stagionale, che affronterà il Monte Granaro, squadra che è reduce da un campionato giocato in Serie A e adesso si ritrova qui a militare proprio in Serie B. Sarà una partita davvero molto difficile per la Virtus. Ricordiamo che entrambe le squadre vengono da una vittoria nella prima giornata. Il Monte Granaro ha vinto con la Stella Azzurra Viterbo per 87-62, mentre il Cassino ha vinto in trasferta a Porto Sant'Elpidio per 77-56. In campo per la squadra ospite, con il numero 8 Ciribeni, con il numero 11 Coviello, con il numero 15 Temperini, con il numero 10 Gatti e con il numero 34 Rapazzani. In campo per la Virtus Cassino, con il numero 6 Castelluccia, con il numero 22 Ingrosso, con il numero 8 Colonnelli, con il numero 5 Trionfo e con il numero 13 Valentino. Vediamo che le squadre si schierano per la contesa iniziale, con Gatti e Ingrosso. Palla subito alla Virtus Cassino. Andiamo a leggere il roster del Monte Granaro, con il numero 6 Marzullo Raffaele, 8 Ciribeni Leonardo, 10 Gatti Simone, 11 Coviello Riccardo, 13 Ortensi Carlo, 15 Temperini Nicola, 18 Di Diomede Simone, 20 Magrini Mattia, 30 Adriani Lorenzo, 34 Ravazzani Nicolò. Intanto la partita è sul 3-3 con due triple realizzate. Intanto vediamo Trionfo con un'altra tripla, Castelluccia non va. L'11 riprende il rimbalzo, fa partire Monte Granaro in transizione, che perde palla ancora con Valentino, scarica per Trionfo, ancora Castelluccia, prova il tiro e va a segno. Ricordiamo che il Monte Granaro è stata la più piccola città italiana a schierare la squadra nel massimo campionato di basket, la Serie A. Ancora Coviello per Gatti. Gatti che ha giocato appunto anche in Serie A con la poderosa Monte Granaro. Ancora Colonnelli, scarica per Castelluccia, Ingrosso sotto canestro, lotta e realizza altri due punti, 7-5 per Cassino.
e sono 2 per 2, 2 su 2, scusate, per Castelluccia. Adesso ancora Montegranaro, Grosso prova a difendere ma Ravazzani riesce comunque a insaccare. Ausiello, che è appena entrato al posto di Valentino, serve trionfo, arresto e tiro e sbaglia. Attenzione, intanto c'è un uomo a terra, l'arbitro ferma adesso il gioco, si tratta di Ravazzani, si presume abbia ricevuto una gomitata. Si riprende con una rimessa laterale per il Montegranaro con Coviello che serve Temperini, lascia partire il tiro, Trionfo prende il rimbalzo e fa ripartire così in transizione Ausiello. Ausiello arresta, tira, Ausiello la tripla e porta il risultato di 12-12 a 4:56 dal fine primo quarto. Ancora Coviello, grande talento delle file del Montegranaro, prova a dimostrarlo con questa tripla ma il ferro interrompe subito il suo tiro, così Ausiello. Ancora Trionfo, palla dentro per Castelluccia, dall'altra parte per Colonnelli che entra in penetrazione e prende il ferro. Ancora Ciribeni, terzo tempo, ma Trionfo ha interrotto tutto. Ancora Colonnelli, Trionfo di prima per Castelluccia che lascia partire il tiro. Altra bomba di Castelluccia e altro assist di Romeo Trionfo, il capitano. Romeo Trionfo che prima di approdare nelle file della Virtus anche lui ha giocato per il Montegranaro. Ecco Viello realizza 2 punti per la Poderosa. Ausiello chiama lo schema, aspetta che i compagni si liberano dai blocchi, serve Trionfo ancora per Ingrosso, il numero 22 lascia partire il tiro e poi la mano di Ausiello. Ancora Temperini per Gatti, forse è l'uomo di maggior talento di questa squadra. Poi Temperini prova una specie di panfella ma non va. La finta di Ausiello e guadagna il fallo del numero 15 Temperini ai danni del numero 10 Ausiello. Fallo di Temperini. Per la squadra di casa esce con il numero 22 Ingrosso ed entra il numero 15 Vergara ed esce il numero 8 Colonnelli per Valentino. Ecco Valentino per Trionfo. Ausiello, serve ancora Valentino che si impiccia col pallone e si fa recuperare da Andreani che serve con uno look Gatti e poi palla persa da parte di Coviello e si riprenderà il gioco con una rimessa laterale.
2 minuti e 34 alla fine del primo quarto e la Virtus comanda per 17-14, ma intanto Ciribeni realizza due punti e guadagna anche un fallo, quindi avrà un tiro aggiuntivo per portare il risultato in parità. Esce per la squadra ospite Coviello ed entra Magrini. Andreani realizza. Ciribelli. Però Osiello corre lungo la fascia. Osiello prova a far tutto da solo. Fa bene. Guadagna un fallo. Fallo del numero 34 Ravazzani e i danni del numero 10 Osiello. Due tiri. Vediamo Osiello alla lunetta dei tiri liberi. Osiello, 1 su 2. Partita punto a punto. Occhio adesso che c'è un fallo di Castelluccia ai danni di Andreani, numero 30. Fallo antisportivo del numero 6 Castelluccia ai danni del numero 30 Andreani. Due tiri liberi. Due tiri. Andreani, 2 su 2. Esce per la squadra di casa il numero 13 Valentino ed entra il numero 8 Colonnelli. Palla ancora per Montegranaro, poiché Castelluccia ha commesso un fallo antisportivo. Ancora Ciribeni. Trionfo, non riesce a fermarlo. Ciribeni realizza. La Virtus è sotto e adesso gli ultra si fanno sentire. Devono incoraggiare questa Virtus. E adesso Vergara riesce a guadagnare una rimessa laterale. Il palazzetto dello sport è pieno, nonostante la questura abbia imposto alla società di riempire solamente 200 posti a causa di ordine pubblico. Esce per la squadra ospite il numero 34 Ravazzani ed entra il numero 11 Coviello. Riprende il gioco con la rimessa di Osiello a servire Colonnelli ancora per Osiello. Osiello penetra in area e c'è la stoppata di Coviello. Palla persa della Virtus Cassino per infrazione di 24 secondi. C'è stata però infrazione di 24 secondi da parte della Virtus e quindi palla persa e riparte il Montegranaro. Ancora azione manovrata.
Montegranaro e guadagna anche un fallo, fallo del numero 8, il solito Andreani del numero 8 Ciribelli. Palla Montegranaro, palla a Magrini appena entrato, vede i movimenti in area ancora per Magrini e palla Virtus. ...56 secondi al termine, la Virtus è sotto per 21-18... bella la palla per Vergara, ma l'azione non termina con successo. Casiello fuori dall'area per Colonnelli, arresto e tiro per Castelluccia, prende il ferro ancora Andreani, da un'occhiata Coviello, passaggio tra i due, arresto e tiro per la tripla di Andreani e trionfo, prende il rimbalzo e fa partire così Ausiello, ancora trionfo per Ausiello, penetra, poi scarica fuori per Colonnelli, dà un'occhiata al cronometro, mancano 7 secondi, Colonnelli prova a penetrare, perde palla, la recupera Castelluccia a servire Vergara sotto canestro, 2 punti per Massimiliano Vergara. Finisce così, Montegranaro 21. Finisce così il primo quarto con il risultato di 20-21 per la poderosa Montegranaro. Di Montegranaro. Entrano in campo le squadre, Montegranaro con gli stessi uomini che hanno concluso il primo quarto, mentre nelle file della Virtus c'è il cambio Sgobba con il numero 9. Il gioco tarda a riniziare.
ecco che l'arbitro dà l'ok. Si riprende con palla per il Montegranaro. Vediamo Coviello per Gatti. Bello il passaggio per Coviello che penetra sotto canestro ma perde palla e Sgobba recupera. Ausiello, trionfo. Vergara sotto canestro, sbaglia, prende il rimbalzo il numero 8 Ciribeni. Siamo Andreani, arresto, tiro, due punti. Due punti. Nonostante sia una delle prime partite, la Virtus affronta, diciamo, la favorita di questo girone. Attenzione, adesso la Virtus è in avanti con Trionfo che prova a liberare la tripla e non sbaglia il capitano della Virtus e anche ex Coviello. Magrini sbaglia il tiro e Colonnelli prende il rimbalzo, fa partire in transizione così la Virtus con Vergara che ha servito Ausiello. Adesso Colonnelli, due punti. Simone Colonnelli, ricordiamo che ha giocato un'ottima partita di Magrini, due punti. Trofeo della carità organizzato qualche settimana fa per raccogliere fondi appunto per la Casa della Carità. Adesso Sgobba, altri due punti per la Virtus con Giorgio Sgobba, una delle novità di questa Virtus di quest'anno. Adesso Gatti, la tripla, ancora un ottimo Sgobba, sempre lui a prendere rimbalzi. Questa fazione, adesso Colonnelli per Sgobba che lascia partire il tiro ma guadagna il fallo. Fallo del numero 11 Coviello ai danni del numero 9 Sgobba, due tiri. Per la squadra ospite escono Coviello e Ciribeni ed entrano Andreani e Ravazzani. Vediamo Sgobba su per i due tiri liberi. Giorgio Sgobba ne realizza uno su due, risultato sul 28 a 25 per i padroni di casa. Adesso Montegranaro, palla persa e Colonnelli da solo, non può sbagliare. E adesso anche il pubblico ci crede. Ultra cominciano a cantare. E l'arbitro fischia un fallo di Sgobba ai danni di Andreani. Fallo del numero 9 Sgobba ai danni del numero 20 Magrini. Rimessa dal fondo Montegranaro. Ai danni di Andreani che batte questa rimessa. Attenzione ancora Magrini e Sgobba con un'ottima azione difensiva riesce a portare la palla fuori dall'area. Adesso il capitano Temperini prova a penetrare ma Temperini
commette infrazione di doppio palleggio e adesso c'è il time out chiamato dalla squadra ospite. Prende il gioco. Una novità nelle file della Virtus, rientra con il numero 6 Castelluccia. Il numero 5 Romeo Trionfo ed entra il numero 6 Castelluccia. Ecco Ausiello. E subito, appena ripreso il gioco, guadagna un altro fallo. Del numero 30 Andreani ai danni del numero 10 Ausiello. Ancora una rimessa laterale. Colonnelli. Serve Ausiello. Prova a partire in penetrazione. Aspetta i compagni che escano fuori dall'area. Adesso arresto e tiro di Ausiello, ma colpisce il ferro. Cassino che si riorganizza subito. Attenzione al numero 20 che da 3 realizza 3 punti. Castelluccia, Colonnelli. Ausiello prova la penetrazione, prova a servire Colonnelli, ma intercetta tutto Temperini. Ancora Gatti, attenzione, servire fuori Andreani. Bello il passaggio per Ravazzani. Bravo Max. E Vergara con un'ottima azione difensiva riesce a fermare Ravazzani. Colonnelli da 3 sbaglia. Vergara prova a prendere il rimbalzo, ma è palla. Time out Cassino. Adesso time out chiamato dai locali. Granaro che per adesso lascia in panchina il numero 8 Ciribeni, che per adesso è il miglior marcatore in questa partita. Esce sgobba, rientra in grosso per la squadra di casa del Montegranaro. Tanto in grosso appena rientrato in campo. Palla persa del numero 30 Andreani. Alla Virtus. In grosso batte subito per Ausiello.
Colonnelli e guadagna fallo Simone Colonnelli. Fallo del ecco che proprio 15, rientra in campo il numero 8 Ciribelli ai danni del numero 8 Colonnelli, rimessa da fondo. Inoltre per la squadra ospite esce con il numero 15 Temperini ed entra il numero 8 Ciribelli. Asello a battere la rimessa laterale, Colonnelli, Castelluccia, ancora Vergara, Castelluccia che invece è il miglior marcatore per adesso della Virtus e Vergara con un'ottima azione si gira e realizza due punti fondamentali per portare il risultato sul 32-28. Ravazzani si distrugge in aria, poi forse un fallo ai danni di Vergara, l'arbitro non fischia e Ciribelli, Ciribelli due punti da solo sotto canestro, non sbaglia. Adesso Vergara discute con l'arbitro forse per quel fallo commesso in precedenza. E Castelluccia per prendere palla commette un altro fallo ai danni del numero 8 del numero 20 Magrini, scusate. Esce dal campo il numero 6 Castelluccia ed entra il numero 5 Trionfo. Coach Vettese caccia l'autore del fallo Castelluccia e inserisce il capitano Romeo Trionfo. Può riprendere finalmente il gioco. Montegranaro è avanti con Ravazzani che si gira, prova a tirare e Vergara si dimostra un ottimo difensore, ma attenzione al Cassino che perde questa palla in transizione che fa ripartire il numero 20 in transizione. E Ausello commette anche fallo. Adesso Magrini si appresta dalla lunetta a tirare appunto due tiri. Fischi dagli spalti, ma non si intimorisce Magrini che realizza. Questa volta i fischi sono serviti perché Magrini ne realizza uno su due. Adesso la partita si sta accendendo. Con Andreani, Ausello prova a disturbarli la visuale. E Magrini realizza e guadagna anche un tiro aggiuntivo. Ma che cazzo sarà così? Fallo del numero 5 Trionfo e danni del numero 20 Magrini. Un tiro libero aggiuntivo. Fa
Pezzetta e realizza questo tiro aggiuntivo. Risultato per 34 a 32 per Montegranaro a 3 minuti e 20 dalla fine di questo secondo quarto. Adesso Montegranaro riparte e Asello commette ancora un altro fallo ai danni di Ciribelli. Adesso il coach del Montegranaro entra in campo per applaudire il suo giocatore numero 8. La Virtus è sotto di 2 punti e gli ultra si fanno sentire, devono accendere gli animi di questa Virtus. Guadagnare altri 2 punti. Ciribelli, i soliti fischi. Fischi che però non disturbano il numero 8 del Montegranaro, che ne fa 2 su 2. Ancora lo stesso Ciribelli, che adesso arresta a tira e prova la tripla e sbaglia, e adesso in grosso che prende il rimbalzo e serve Salzillo, appena entrato in campo, ancora in grosso per Trionfo. Da un'occhiata ai suoi compagni, in grosso prova ad entrare e l'arbitro fischia un fallo tecnico per simulazione del numero 20 Magrini. Coach Vettese che dà la carica ai suoi. Colonnelli. Realizza e la palla, il gioco verrà ripreso con una rimessa laterale sempre per la Virtus Cassino. Adesso Salzillo, bello il passaggio per Simone Colonnelli, chiama lo schema Salzillo, serve Trionfo che si è liberato dai blocchi, vuole salvare la palla il numero 20, ma serve così in grosso per Colonnelli, fermato da un ottimo Ciribelli. Sfida tra numero 8. In grosso sbaglia la tripla, prende il rimbalzo il numero 20, serve Gatti. Gatti non sbaglia. Gatti, Simone Gatti. Intanto Ciribelli recupera un altro pallone a servire il numero 20 Magrini, ma sbaglia il tiro e fa ripartire così il capitano Romeo Trionfo. Serve Colonnelli. Colonnelli penetra in aria e guadagna il fallo. Fallo del numero 3. Esce intanto Massimiliano Vergara ed entra Giorgio Sgobba. Ancora il numero 8 per questi 2 tiri liberi.
Simone Colonnelli 1 su 2. Salzillo recupera subito palla e riserve numero 8 Colonnelli. Colonnelli ancora Salzillo. Passaggio dentro per Sgobba, intercettato però da Magrini. 1:35 alla fine del secondo quarto. Virtus sotto di 4 punti. Risultato sul 34-38. Ancora Gatti. Cidibeni, Gatti. Lascia partire il tiro. E aggiunge altri 2 punti al Montegranaro, ma Sgobba prova a replicare con un tiro da 3. Solo ferro per lui. Quindi Andreani. Cirimbeni. Stoppato da Trionfo. Adesso la Virtus si difende. Prova da 3. E Montegranaro. Non va. 40 secondi. Chiama la calma Magrini. Andreani. Sgobba. Prende palla. Fa partire così Salzillo, che salta Andreani con una finta. Ma subito il numero 8 torna su di lui. Adesso in grosso in terzo tempo. Non va. E poi un fallo di frustrazione. Fallo del numero 22 in grosso ai danni del numero 34 Ravazzani. Ravazzani che va dalla lunetta dei 2 punti. Questi 2 tiri bonus a 15 secondi alla fine del secondo quarto. Esce il 30 Andreani ed entra con il numero 13 Ortensi. Pronto Ravazzani. Soliti fischi. E Ravazzani 2 su 2 realizza. Adesso ultima azione forse con Colonnelli, che aspetta suono della campana per provare il tiro, ma non riesce. Finisce così il secondo quarto con il risultato di 42 a 34 per il poderosa Montegranaro. Ci vediamo per i prossimi 20 minuti. Le squadre scendono in campo. Ricordiamo che in questi primi 2 quarti la Virtus si è accontentata troppo dei tiri concessi dal Montegranaro, che sui primi accoppiamenti si è schierata più a zona per poi passare così a uomo. La palla che adesso è per la Virtus, che riprende il gioco con la rimessa laterale con Colonnelli. Il gioco è subito fermo poiché il tempo non è stato azzerato. È tutto ok. Si riprende come prima. Solita giocata di Ausiello, che in terzo tempo realizza 2 punti.
La Virtus è scesa subito bene in campo. Tra i tanti assenti di questa Virtus, reduce da un infortunio anche il numero 13 Gennaro Valentino, il play titolare di questa Virtus, per un problema all'inguine. Adesso ancora Ausiello che scarica fuori per Colonnelli, serve Castelluccia ma sbaglia la tripla. Si difende a zona la Virtus e fa bene con trionfo a recuperare un altro pallone. Ecco Vergara, il lottatore sotto canestro. Non riesce però a tenere la palla in campo. Quindi palla al capitano Temperini. Sempre in attacco il Montegranaro con il numero 11 che fa tutto da solo. Poi prova a servire il numero 34 Ravazzani ma lo trova impreparato e la palla torna in mano alla Virtus. Adesso Ausiello da play a impostare gli schemi della Virtus. Ecco Castelluccia che fa un fallo di sfondamento ai danni del numero 10 Gatti. Ma lo si è fatto apposta! Castelluccia per adesso ancora il miglior marcatore nelle file della Virtus con 10 punti. E nel Montegranaro sempre il numero 8 Ciribeni con un punto in più rispetto al numero 6 Castelluccia che adesso lascia il posto a Giorgio Sgobba. Ecco, riprende il gioco con Temperini che ha battuto su Gatti, riesce a tenere la palla in gioco. Ecco Ravazzani, passaggio consegnato per Coviello, serve Gatti sotto canestro, ancora scarica fuori per Ciribeni, prova a tirare ma Colonnelli riesce a non lasciargli partire il tiro. Ecco che Temperini prova ma non va, ecco che Sgobba ancora in transizione, serve Romeo Trionfo che con un arresto e tiro prende il ferro e poi c'è il fallo del numero 34 Ravazzani su Massimiliano Vergara. Risultato di 36-42, sempre il poderoso Montegranaro a comandare in questa partita. Onnipresenti gli ultra. Devono suscitare molta carica a questa Virtus che ha da recuperare alcuni punti. Ecco Ausiello che prova con la tripla. Non sbaglia Giovanni Ausiello, il numero 10. 39-42. La Virtus deve cercare di attaccare più la profondità per mettere in difficoltà il Montegranaro, come dimostrano le percentuali, visto che in area di gran lunga sono più alte rispetto a quelle da tre punti, poiché il Montegranaro sta costringendo appunto la Virtus a fare solo tiri da fuori. Ma adesso vediamo che prova a penetrare
Sgobba, prende il rimbalzo il 34, serve Gatti, prova a fare un alley-oop, non va, e palla Virtus. Palla Cassino. La Virtus ci crede, si scalda il pubblico, rumorosissimo per incitare la propria squadra. Ecco Colonnelli, perde palla, ancora Cavazzani, Temperini, il play lascia partire la bomba, ma c'è stato il fallo del numero 34, ai danni del numero 10 Giovanni Ausello, e quindi palla Virtus. Romeo Trionfo che spiega alcune cose ai suoi compagni, da capitano, lui che sotto le plance regna il dominio con 5 rimbalzi, e a tenergli testa c'è dall'altra parte Simone Gatti con 4 rimbalzi. Palla Colonnelli, 6 minuti e 25, 39 a 42, sempre per l'ex squadra di Serie A. E adesso Sgobba guadagna 2 tiri liberi. Fallo del numero 15 Temperini e danni del numero 9 Sgobba, 2 tiri. Ancora Trionfo e Ausello che parlano molto. Esce dal campo il numero 34 Ravazzani ed entra il numero 30 Andreani, che è una squadra ospite. Anche Vergara a dar consigli al suo compagno Sgobba. Sembra stregato il canestro per la Virtus. Ma Sgobba riesce a realizzare un tiro libero su 2. Niente male, meno 2. Comincia la remontata. E Montegranaro adesso sbaglia un altro tiro. Questo è il momento migliore per la Virtus, con Trionfo, altra tripla, ma non va. Adesso si accende la partita, che è stata non bellissima in questi primi 2 quarti, ma adesso si sta scaldando molto. Il Montegranaro però non si fa intimorire da questa Virtus e porta così il risultato di più 5 sugli avversari. Ecco Trionfo, capitano, Trionfo prova a penetrare, scarica fuori per Vergara, ma non c'entra il canestro. Così parte Coviello che sbaglia anche lui, quindi Ausello, finta di tiro, serve Sgobba ancora per Ausello, gli fa il blocco Sgobba, e quindi Colonnelli. Bella questa azione della Virtus, prende il ferro il tiro di Simone Colonnelli. Andreani, Temperini, passaggio ancora per Andreani, ancora Cirimbeni, passaggio dentro, poi Gatti. Temperini prova la tripla e insacca la bomba da 3, più 8 del Montegranaro, e la Virtus è costretta a chiamare
il time out. Coach Vettese deve svegliare i suoi affinché muovano di più la palla in attacco per riportare il risultato ad un punteggio superiore a quello visto finora. C'è il tempo del time out, le squadre rientrano in campo, novità per il Cassino con il numero 22 in grosso, mentre il Montegranaro sempre col quintetto base, non cambia nulla. Ausiello ancora a impostare il gioco della Virtus, ecco l'ex Romeo Trionfo, arresta, tira in area e non va, prende il rimbalzo Ausiello che incrementa due punti. Abbiamo Temperini, si libera dei blocchi. Al limite lascia partire un'altra bomba e non sbaglia Temperini. Quasi perfette i suoi tiri da, quasi perfetti i suoi tiri da tre. Adesso Ausiello sbaglia un passaggio per Trionfo, intercettato da Gatti che ha fatto ripartire così Lazio. E altra tripla di Temperini, ma questa volta per fortuna della Virtus il suo tiro non ha successo. Ecco Ausiello per Giorgio Sgobba, il passaggio per Trionfo, scarica fuori per Colonnelli, lascia partire la tripla e Cirimbeni prende il rimbalzo e prende anche una botta sul fianco. Per la squadra di casa esce Ausiello ed entra Castelluccia. Ecco che rientra con il numero 6 Castelluccia. Riparte il Montegranaro. La Virtus si difende a zona. E poi Colonnelli. Fallo del numero 8, Colonnelli. Fallo sul numero 30. Andreani. Il gioco riprenderà con una rimessa laterale che verrà battuta dal capitano Temperini. Ecco Andreani, colui che ha subito il fallo poco fa. Adesso lascia partire un'altra tripla, ma per fortuna prende il ferro. Vediamo che Sgobba aspetta che i suoi compagni gli diano una mano e serve così Colonnelli che chiama lo schema, poi penetra in area, prende un blocco ma non va il suo tiro e in grosso non riesce neanche a prendere il rimbalzo, fa partire Andreani. Allora, del numero 8 Colonnelli, danni del numero 30 Andreani e poi guadagna anche un fallo. Per la squadra di casa esce Colonnelli ed entra Ausiello. Questo terzo quarto, 4 falli per i locali e 3 del Montegranaro, degli ospiti che comandano sempre per 51-42. 2 minuti e 30 al termine del terzo quarto e la Virtus deve reagire. Attenzione a Gatti che è solo, può partire il tiro ma sbaglia. Tiro sbagliato di Gatti, palla Virtus. È rientrato Ausiello, il numero 10. Ecco Trionfo. Castelluccia
no look per Trionfo con una tripla. E subito torna in difesa la Virtus, pronta a recuperare un altro pallone per consentirgli un'altra transizione, come ha fatto in precedenza. Per ecco infatti che un grosso recupero e pallone, serve Trionfo in transizione, prova a guadagnare un tiro aggiuntivo, carica il pubblico Trionfo. Adesso il pubblico in delirio, è una bolgia. Tanto time out chiamato proprio dal coach Vettese. Del Cassino scatenati più che mai, perché hanno visto che questa Virtus c'è e può portarsi in vantaggio anche se sotto, ma vediamo che il gioco riprende con i due tiri liberi di Romeo Trionfo. Realizza due tiri su due. Nella squadra ospite esce il numero 10 Gatti ed entra Ravazzani con il numero 34. Adesso la Virtus insegue, ma lo fa in maniera molto buona, tant'è che sta recuperando molti punti. Ma il Montegranaro non si lascia intimorire e conquista un altro pallone, un'altra tripla di Temperini, ma sta sbagliando Temperini. Montegranaro sta calando e la Virtus sta crescendo. Ecco Sgobba sotto canestro. Sgobba fa tutto da solo, si destreggia, lascia partire il tiro. Serve Sgobba che lotta e realizza. Ingrosso, numero 22, 49 a 51, 48 secondi alla fine del terzo quarto. Adesso tutto il pubblico ci crede. Vede che la Virtus sta reagendo alla grande. Sbaglia un altro tiro il Montegranaro, riparte Ausiello, serve ancora ingrosso che con una schiacciata porta il risultato in parità, 51 pari, 20 secondi alla fine. Adesso Montegranaro non sta capendo nulla, la Virtus sta giocando una partita mostruosa. Ecco! 3 secondi, Temperini sbaglia ancora, prova Castelluccia, ma la campana dà la fine a questo terzo quarto sul risultato di 51 pari, nonostante la Virtus era sotto di molti punti, è riuscita a recuperare e adesso vedremo nell'ultimo quarto chi avrà la meglio.
Ramuzzi. Riprende il gioco, inizia l'ultimo quarto di questa partita, anzi mancano 20 secondi. Adesso 10 secondi all'ultimo quarto di questa partita combattutissima. Si riprende, sosteniamo i ragazzi! Ecco che si riprende la Virtus, entrata alla grande in partita, portando il risultato in parità nonostante era sotto. E anche il pubblico, bisogna dire, è entrato in partita, che ha scaldato molto i giocatori, gli ha dato l'adrenalina giusta per combattere questa partita molto difficile contro la favorita del girone C. Ecco Ausiello in penetrazione, scarica fuori per Sgobba, ecco la tripla di Castelluccia a prendere il ferro, lotta Sgobba e prende un'ottima rimessa per il Cassino, proprio il numero 22 che va a posizionarsi fuori dall'area. Ecco Asiello alla battuta, serve proprio Ingrosso che prova a tirare, prende il rimbalzo e poi commette, poi guadagna un fallo, scusate. Adesso deve essere molto concentrato. Ecco Trionfo per Sgobba, ancora Ingrosso fuori per Trionfo, la tripla, ma il gioco era fermo. Bello il gesto tecnico del numero 10. C'è un altro fallo per la Virtus con Trionfo, non vede Ausiello libero dall'altra parte, adesso lo vede Castelluccia, altra tripla di Ausiello, ma non c'entra il canestro. Risultato fermo sempre sul 51-51, 9 minuti e 20 al termine. Temperini, abbiamo visto come il capitano del Montegranaro sia molto pericoloso con le sue triple. Adesso finta, passaggio per Gatti e sbaglia, e 22, Ingrosso prende il rimbalzo. Lo schema di Ausiello, aspetta che si liberi dai blocchi Castelluccia, serve Sgobba e prende un ottimo fallo. Giorgio Sgobba, che si posiziona sulla linea dei due punti, deve stare molto concentrato e portare la Virtus, anche se momentaneamente in vantaggio. Il primo realizza. Giorgio Sgobba, 53-51, forza Virtus.
difesa zona della Virtus. Poi Triunfo non riesce ad arrivare sul pallone che era stato perso dal numero 20 del Montegranaro, ma c'era stato il fallo di Castelluccia e quindi il gioco riprenderà con una rimessa laterale del solito Temperini. Palla fuori per il numero 20 che serve ancora Cirimbeni. Passaggio intercettato da Castelluccia. Ottima l'azione difensiva, ecco Ausiello. Penetra Ausiello, il terzo tempo. Prova in grosso con la mano a far entrare la palla, ma numero 24 Ravazzani prende il rimbalzo. Fallo del numero 22 grosso ai danni del 34, prende Ravazzani, anche il fallo. Magrini per Temperini, ancora Magrini, si scambiano molto la palla ai due, ancora Cirimbeni, pensa al tiro da tre, ci ripensa, serve Temperini con un'altra tripla. Temperini, tre punti. Il numero 15 da tre ne ha sbagliate davvero poche, molto bravo sul tiro da tre. Intanto altra palla persa dalla parte della Virtus che fa partire Cirimbeni in transizione e guadagna il fallo. Fallo del numero 5 Triunfo ai danni del numero 8 Cirimbeni. Cambi nelle file fallo della Virtus con numero 8 Colonnelli e il numero 15 Massimiliano Vergara. Attenzione a Temperini. Gatti, finta il passaggio, serve il numero 20 Magrini, prova a imbambolare Sgobba, penetra in area, prova a prendersi il fallo, ma così non è, palla Virtus. Triunfo, la battuta, serve Sgobba che è andato incontro per ricevere questo pallone, serve Colonnelli, ecco Vergara per Triunfo, ancora Castelluccia. Castelluccia pensa al tiro e prende il ferro, ma poi la palla esce fuori e ci sarà la rimessa del poderosa Montegranaro. Ecco Magrini a servire il play e capitano Temperini, che come detto in precedenza è un ottimo realizzatore da tre punti. Fallo del numero 15 Vergara ai danni del numero 8 Cirimbeni. Due tiri liberi per il Montegranaro con Cirimbeni. Cirimbeni, 2 su 2, risultato di 56 a 53 per gli ospiti. Ecco Castelluccia, la tripla, prende il ferro e fa ripartire Temperini. Prova a pensare al tiro da tre, ma serve Ravazzani in area. Ravazzani sgomita, serve ancora Temperini, finta di tiro
per la tripla del compagno che non va, così Colonnelli può prendere il rimbalzo e anche il fallo. Fallo dell'otto, Cirilleni e Dani dell'otto Colonnelli. Sfida tra numeri 8 che si ripete ancora. Questa volta è l'otto in maglia nera a commettere il fallo sul lotto della Virtus. Ecco trionfo che serve Ingrosso, ancora Ingrosso che scambia con Colonnelli, pensa al tiro Ingrosso, poi penetra a servire Sgobba, ma il passaggio è sbagliato, serve Magrini che al limite della lunetta, serve Gatti, ancora Cirimbeni per Gatti, Temperini, altra tripla di Temperini, altro canestro da tre di Temperini. 59-53, 5 minuti e 39 al termine. La Virtus deve inseguire e adesso prova con Vergara che non va. Ecco Temperini che chiama lo schema, passaggio consegnato di Gatti, ecco Magrini con un'altra tripla e trionfo, prende rimbalzo, serve Colonnelli che a sua volta serve Vergara per far partire trionfo. Due punti per Romeo Trionfo. Ecco che si fa risentire il pubblico, deve incoraggiare questa Virtus. Colonnelli. Trionfo, ancora azione come la precedente. Non sbaglia, Romeo Trionfo, 57-59. Adesso Crampi per l'autore dell'ultimo canestro del Cassino. Entra anche il medico in campo. Tutto bene, si presume, per Trionfo. Sono solo crampi. Infatti abbandona adesso il campo applaudissimo dal popolo virtussino. Veramente Trionfo sta disputando davvero un'ottima partita. Non si è lasciato affatto emozionare dal fatto che tra gli avversari ci sono molti suoi compagni e amici. Riprende il gioco con palla per Montegranaro. Sempre Temperini, attenzione a far partire i suoi tiri. Adesso Cirimbeni, altro fallo ai suoi danni. Fallo del e altri due tiri liberi per la squadra ospite, che può portarsi da più due sui padroni di casa. Infatti è così, Cirimbeni realizza due tiri su due, 61-57 per Montegranaro, a 3 minuti e 53 al termine. Ecco Ingrosso, prova a far valere la sua possanza fisica per il numero 15 Temperini, che è bravo anche a penetrare e realizzare con un terzo tempo
dopo che ci ha fatto vedere anche i suoi bei tiri da tre. Adesso c'è il time out. E la Virtus è sotto. Dopo verrà ripreso con la rimessa battuta da Ingrosso. Adesso Colonnelli che è chiuso da due uomini. L'arbitro non fischia e Colonnelli riesce a servire il compagno Ausiello che penetra in aria e realizza due tiri. Inoltre due tiri liberi per la Virtus dopo il fallo di Simone Gatti ai danni del numero 8 Simone Colonnelli. Colonnelli Lunetta. Colonnelli si concentra. Colonnelli, uno su uno. Colonnelli realizza il tiro libero. Ancora Colonnelli che è andato a riprendersi palla. Vergara chiama il movimento a Ingrosso, poi serve Sgobba. Ecco ancora Colonnelli con la bomba. Simone Colonnelli, 3 punti, meno 2, avanti Virtus. Si fa sentire il pubblico che incoraggia la Virtus. E adesso Magrini porta ancora il risultato a più 2 per la propria squadra. Ecco Giorgio Sgobba, serve Ingrosso, prova a guadagnare metri e poi c'è il fallo di Magrini su Ingrosso che si va a posizionare sulla lunetta dei tiri liberi. Primo tiro non va. Incoraggiato dai compagni Ingrosso, il secondo va, 1 su 2 per Ingrosso, 62 a 65, meno 3 per la Virtus a 2 minuti e 24 dal termine. Ecco ancora Temperini, sta realizzando davvero molti punti. Temperini Nicola, il capitano del Poderosa Montegranaro. Ecco Ausiello che serve fuori Colonnelli che fa partire la bomba e realizza 3 punti importanti. È chiuso adesso Cirimbeni e deve lasciare la palla a Temperini. Però Cirimbeni riesce a liberarsi e realizzare altri 2 punti. Time out della Virtus. Anzi no, si rientra subito in campo.
minuto e 33 per le speranze dei giocatori della Virtus. È così e lo lascia partire il tiro. 3 punti, 65 a 69, da 68, 69 a 68. Ancora il pubblico adesso si fa sentire più che mai, fischia i giocatori del Monte Granaro che sono in attacco, sono chiusi alla grande dai giocatori della Virtus che provano a fermare anche Magrini che realizza due punti. E poi Ravazzani chiama la calma ai suoi. Rivediamo in campo il numero 6 Castelluccia. La Virtus non deve arrendersi, non è finita la partita, ancora 50 secondi che sono tantissimi. Se sa sfruttarli, vediamo Ausiello per Sgobba da 3, il ferro a fermare le speranze di questa Virtus. Risultato di 71 a 68 per gli ospiti, 24 secondi al termine, la partita sta per concludersi. La Virtus riesce a chiudere questa azione del Monte Granaro a 18 secondi. È persa dal Monte Granaro alla Virtus. Time out. Adesso c'è il time out chiamato dal coach Vettese e il gioco verrà ripreso con una rimessa da parte della Virtus che dovrà approfittare di questi 18 secondi rimanenti per portarsi in vantaggio, per vincere questa partita. Basterebbe una tripla dei giocatori per portare il risultato in parità e perché no due canestri per vincere. La Virtus deve crederci. Ecco, rientrano in campo i quintetti. Nessuna novità di cambi per entrambe le squadre, anche perché mancano solo 18 secondi. Il pubblico sostiene i giocatori della Virtus ora più che mai per questi secondi molto importanti. Non viene fischiato un fallo ai danni di Colonnelli che fa ripartire Cirimbeni che chiude la partita. 4 secondi, Sgobba, 2 punti più tiro aggiuntivo. Due secondi per le speranze dei lupi virtussini. Cambio, esce Colonnelli. Esce Colonnelli, serve prestanza fisica. Ecco che entra in grosso. Tiro sbagliato di ingrosso, palla recuperata da numero 11 Coviello che spazza la palla, suona la campana e la Virtus perde questa partita per 73 a 70, nonostante abbia disputato un'ottima partita. Ci rivediamo tra pochissimo per le interviste dal campo. Allora coach,
aspetti negativi e positivi per la partita di quest'oggi. Lascia un po' l'amaro in bocca la sconfitta di 3 punti, ma da che cosa vuole ripartire per ricominciare ad allenarsi la prossima settimana? Ma io ripartirei dall'entusiasmo, sicuramente la sconfitta brucia, però guardiamo il lato positivo, abbiamo comunque fatto vedere alla gente di Cassino che c'è una buona squadra, c'è un buon lavoro dietro, l'entusiasmo si è visto anche stasera, al di là della sconfitta penso che i ragazzi abbiano dato il massimo in mezzo al campo, quindi non si può recriminare sotto l'aspetto emotivo. Sicuramente abbiamo avuto subito una tegola pesante con il fatto del playmaker che ci si fa male nei primi 5 minuti. E non avendo effettivamente un cambio in quella situazione lì, abbiamo adattato diversi giocatori, ruoli non consoni a loro. Però devo dire, ragazzi, comunque ci hanno messo l'anima, hanno ricoperto ruoli che non hanno mai provato, quindi situazioni strane pur di portare a casa la partita. E di questo io sono contento, perché comunque sono ragazzi che si sbattono in mezzo al campo cercando sempre di portare a casa la partita, e quindi puoi solo che non essere, che essere contento. Di fronte avevamo una squadra, insomma, una squadra che sappiamo che è portata a vincere il campionato, quindi una squadra molto organizzata, molto ben allenata. Noi abbiamo provato a fargli lo sgambetto, ci eravamo quasi riusciti, peccato nel finale le ultime gestioni di palla che sono state un po' sbagliate, però nel complesso molto positivo, non abbiamo molto da recriminare. La mano in bocca rimane non solo per la tegola Valentino, ma anche per molti giocatori che sono stati limitati o per falli da arbitri o per altri motivi. Come tenta di recuperare questi giocatori che comunque saranno scottati per non aver inciso come volevano durante la partita? Oh, ma guarda, quello dipende. Era la prima partita in casa, la prima partita di Serie B, la prima partita su questo campo, la prima partita per i tifosi che venivano in massa a vedere la Virtus, e i ragazzi, questo ha portato anche un peso sulle loro spalle, l'hanno sentita la partita, non per niente, i primi 2 quarti eravamo molto tesi, nervosi, ci siamo lasciati anche in alcune provocazioni, siamo cascati in alcune provocazioni loro, e quindi questo denota un po' di nervosismo, però devo dire che poi con l'andare della partita ci siamo sciolti, abbiamo avuto un maggior piglio giusto nella partita, quindi io sono contento di come è andata la partita. Il fatto di aver recuperato 10 punti a una squadra, insomma, ben organizzata, completa in tutti i reparti, sono molto contento. Sicuramente c'è da migliorare, quindi questa è una cosa positiva. Se dobbiamo migliorare, se abbiamo tenuto testa a una squadra senza il playmaker, limitando le loro bocche di fuoco, e purtroppo non siamo riusciti a limitare Temperini come avevamo previsto nel prepartita, però ci può anche stare, insomma, non riuscire a fare tutto quello che è il piano partita. Però ne prendo prendiamo la parte positiva, e secondo me siamo a buon punto. Adesso si va a Cagliari. Sì, Cagliari, trasferta insidiosa, perché la squadra già la conosciamo, abbiamo affrontato bene o male quella dell'anno scorso, hanno cambiato solo 2 guardie, però anche gli altri 2 innesti che hanno fatto li conosciamo, perché ci abbiamo giocato in C1 l'anno scorso. Sicuramente è una partita da prendere con le pinze, perché non sarà semplice andare a espugnare Cagliari dopo una trasferta lunga, però siamo motivati, ripeto, sul lavoro in palestra stiamo secondo me molto avanti rispetto a quello che mi aspettavo, quindi sono molto positivo in questa cosa, quindi andiamo a Cagliari, prepareremo la partita contro Cagliari e vediamo cosa succede, cosa dire a campo. Grazie, coach. Allora, Gio, la sconfitta scotta, ma bisogna ripartire, ripartiamo anche da te come play, diciamo. Sì, oggi siamo riusciti comunque a sopperire una mancanza molto importante, che è quella di Gennaro, nonostante comunque la forza degli avversari. Purtroppo è venuto a mancare la mente della squadra in una partita fondamentale come quella di oggi, che Montegranaro comunque è una squadra che punta al campionato. Naturalmente sono fiducioso, perché so che con Gennaro o anche senza potremmo comunque cercare di puntare nel vertice. Oggi 16 punti, sembri tornato quello là dell'anno scorso, anche in fase realizzativa. Hai fatto davvero un'ottima partita, al di là della sconfitta da parte nostra. È normale che comunque quando ci sono rotazioni in meno, qua c'è da prendersi qualche responsabilità in più. Naturalmente
ti dico la verità, preferivo fare 0 e portare dei punti a casa. Adesso si va a Cagliari. A Cagliari comunque sarà molto tosta, perché comunque loro, con la mancanza dei parametri, loro hanno 10 senior e hanno comunque una panchina molto vasta, quindi bisogna comunque arrivare lì con la massima concentrazione e cercare di portare a casa 2 punti fondamentali. Grazie.